Buongiorno ragazzi e bentornati su Scream Revolution. Non so perché ho riso, mi andava di ridere, ma essendo in tema horror, ragazzi, siamo tornati, anzi, iniziamo oggi la nostra avventura con The Quarry. Esatto, così mi andava di ridere così a cazzo. Allora, The Quarry, stile thriller, esatto, stile thriller. Allora, ragazzi, The Quarry è il nuovo gioco uscito da pochissimo, il sequel spirituale di Until Dawn fatto da Supermassive Games, e io sono felicissimo di essere qui per cagarci in mano con noi. Non vi aspettate chissà quale gameplay, questo è un gioco che principalmente punta sull'interazione all'interno di un ambiente in cui le decisioni sono la cosa principale. Riusciremo a sopravvivere tutti? Qualcuno morirà? Chi lo sa? Lo sceglieremo solamente, lo scopriremo solamente esplorando e morendo, o sopravvivendo, è uguale, insomma. Allora, innanzitutto possiamo vedere già l'impostazione. Molto, molto, molto anni 80. Non avete visto, ma nei caricamenti ci sta la VHS. C'è questa cosa di voler rievocare un po' gli anni 80 e mi piace tantissimo. Un'altra cosa che non sapete però è che prima, mentre stavo settando, sono entrato un attimo in gioco nelle impostazioni per settare un pochino le impostazioni, anche e soprattutto la musica, c'è una cosa, c'è anche qui la modalità streamer, poiché evidentemente anche qui ci sono dei brani importanti che possono essere bloccati dallo streaming. Però, a differenza di Life is Strange, True Colors, dove la modalità streaming semplicemente azzerava l'audio in quei momenti, infatti rendendo tutto molto 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 estremamente comico tutto quanto, pronti con i sound alert. Infatti sì, bisogna prepararvi, insomma, a farmi cagare in mano, anche se non succederà mai, non credo di me riuscire a farmi cagare in mano. La modalità streamer di The Quarry sostituisce i brani principali con altri brani, dei brani che sono royalty free, e che è molto molto buona come cosa, perché vuol dire che noi avremo sempre delle canzoni. Ah, lo so, e quello è brutto, quello sì, purtroppo, ma meglio così, dai. Sinceramente quella di Life is Strange True Colors era imbarazzante come cosa, raga, era veramente imbarazzante, cioè io ci sono rimasto proprio di cazzo. Era, ma dai, ma come cazzo fai, scusami. Cioè, se tu fai quella cosa per uno streamer e poi gli togli l'audio, cioè che... Boh. Eh sì, anche quello è veramente divertente. Quello è stato veramente divertente. Quello, se ci avessimo ancora gli audio, purtroppo penso che no, gli audio, i VOD, penso che Leo Franco si potrebbe divertire a sostituire gli audio con canzoni a caso, tipo Povero Gabbiano o altro. Allora, ragazzi, innanzitutto entriamo subito, che ci sono delle cose interessanti che vanno dette. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Non ti faccio avete, tu capisco io perché. Praticamente non corre. Sto laggando malissimo? È che ogni tanto mi va sul rosso. Ogni tanto mi va sul rosso, è OBS che è una merda, lo sapete ragazzi, OBS che è un programma bellissimo e allo stesso tempo una merda. Quindi speriamo un po' speriamo che sia stabile, ragazzi. Per fortuna non ho bisogno di chissà quali FPS, quindi... lo so, è strano.
posso e poi lo dico. This is weird. Questo è strano. Proviamo a... proviamo a cambiare un attimo videocamera. Rimettiamo... boh. Aspettate un secondo, ragazzi, eh. Vediamo un pochino. Adesso forse ci siamo. E se non saprei quale direzione mettermi, se mettermi a destra o a sinistra. Adesso dovrebbe essersi ripresa. Vediamo un pochino, eh. Ci sono i problemi del mestiere. Esatto. Tipo così. Whee! Aldo Jack, devo capire anche dove mettermi, nel senso se mettermi a sinistra o a destra, ma lo vedremo nel gioco. Allora, dicevo, c'è la modalità film. Capisco per quale ragione, eh. Ah, che rientro in gioco. Ok, allora facciamo una cosa. Rimaniamo. Perché mi dovrebbe la... so ancora. Non faccio una cosa. E adesso sono tornato su OBS. Sì, un secondo. Un secondo che... scusate ragazzi, i classici problemi tecnici del... ma non mi senti proprio l'audio? Ok. Allora, ora mi vedete in tutta la mia bellezza.
Allora, ho fatto di nuovo una fonte video. Vediamo un po' se vediamo un po' che cosa succede, ragazzi. Vediamo un po' se con la fonte video nuova con lo schermo di OBS cominciassero i problemi. È strano forte sta cosa, eh? Adesso forse con la nuova fonte audio non avrei mai questo aspetta, fammi provare a fare una cosa. Porca troia. Vediamo adesso. Sì, adesso sono su OBS. Per forza devo sistemare le cose, sennò...
Boh. Vediamo un po' se così va meglio. Vediamo se un po' così va meglio. Così sembra andare. Ora rientro in gioco, eh. Ora rientro in gioco e vediamo che cosa succede, ragazzi. Il re. Mettiamo tutto ad alto, metto tutto ad alto. Ma non credo che sia il gioco che mi... Ora vado meglio? Ok, mi vedete ancora laggare? Ok, ok ragazzi. Scusate raga, ho dovuto... Questo è il nuovo gioco, quindi non... Ancora qualche laghino. Ok, vediamo se possiamo tenercelo così. Perché più che altro vorrei anche sfruttare al massimo la grafica. Audio, ma ok. Allora, ragazzi, che cos'è The Quarry? Riniziamo tutto da capo. Fate conto che questi minuti non sono successi. Che cos'è The Quarry? The Quarry è un nuovo gioco horror di Supermassive Games. È un seguito spirituale di Until Dawn. Anche se non è mai visto che non è mai uscito Until Dawn 2. Allora, che cosa si tratta? Innanzitutto possiamo vedere subito l'impostazione molto molto anni 80. Poi abbiamo diverse modalità, abbiamo anche la modalità cooperativa, ragazzi. Abbiamo la modalità film. Penso che la modalità film sia quella in cui noi diamo alcune scelte e poi vediamo il gioco giocare da sé, fondamentalmente. Quello che succede all'interno del... Ci sono tre modalità, infatti. Tutti sopravvivono, tutti muoiono, oppure sede da regista in cui noi facciamo le scelte e poi vediamo semplicemente il film. Non so cosa si tratta di Fiera degli Orrori. Non so assolutamente che cosa sia Fiera degli Orrori. Io ho anche la Deluxe Edition, quindi non so. Però noi, ragazzi, faremo una partita normale. Vediamo un po' che cosa ci aspetta in questo titolo, ragazzi. Siamo pronti? Vediamo un po'. Speriamo che non laghi, che io non laghi troppo. Allora, iniziamo il gioco. Il gioco non lagga, sono solo io che laggo, ragazzi. Vediamo un po' se riuscite a spaventarmi cogliendomi all'improvviso con i sound alert. Comunque, ciao, Aneura. Allora, siamo pronti, ragazzi. Evan Evagora, nome bellissimo. L'audio, ragazzi, sentite tutto bene, eh? Tanto bello. Ted Raimi, ovvero Corilo. Eh sì, è Corilo. Ted Raimi. Esattamente lui. Recita lui stesso, sì.
Ma questi giochi qua, ragazzi, c'hanno dei cast stellari. C'è anche David Arquette, si chiama David Arquette, se non sbaglio, che ha recitato in, in Scream. In Scream, no Stream. Stream, il gioco horror sugli streamer. Davon Williams a livello c'è Ariel Winter pure, che ha fatto anche altri film horror. Sì, l'intro è bellissimo. E c'è pure Gris Zabriskie, non so chi sia. 23:50, 24 ore Laura. Perché hai spento? Lo sai perché? Ok, devo fare due cose. Dai, sforzati un po'. Inizia per P. Pausa? Persi, Max, ci siamo persi. No, stiamo solo esplorando il luogo. Certo, quindi persi. Questo lo dici tu. Safety 3, quick time events. Vediamo un po'. Prendi in considerazione quanto segue, poiché ti guiderà attraverso i meandri che si possono incontrare durante il soggiorno ad Hackett's Quarry. Ciò che vedi qui sono i quick time event. Che figata sta cosa! Che ti aiuteranno ad agire proprio al momento giusto. Sii prudente. Hackett's Quarry può essere un luogo pericoloso se non fai attenzione a ciò che ti circonda. Tieni gli occhi ben aperti, oppure rischierai il disastro. La strada mi piace da questa cosa. Dipende da te, ma potrai comunque trovare ostacoli lungo la via. Occhio! Ok. Sì, tesoro, bei riflessi. Grazie. Le strade qui peggiorano un sacco. Farà parte dell'esperienza rustica del campo estivo. Ah già, ecco dove andiamo. Me lo sono dimenticata 300 km fa. Solo 300, eh? Già. Devo attivare i sottotitoli, ragazzi, giusto per non perderci... Max, non è un problema. Ammetterlo non ti rende meno uomo. Se Colombo non si fosse perso arrivando sulle nostre spiagge, non avremmo gli Stati Uniti d'America. Niente hot dog, addio torta di mele. Colombo non è mai arrivato in Nord America. Già. Che vuoi dire? Pensava di essere in Asia. Sul serio? Eh sì. È solo un altro uomo che non ammetteva di essersi perso. Beh, a quest'uomo hanno Colombo dedicato una giornata intera. Quindi direi che il caso è chiuso. Oh mio Dio, ok, basta che arriviamo al campo prima che diventi scema, grazie. Ce la faremo, ce la faremo. Mi è piaciuta la spiegazione dei quick time events. Prendi il volantino, prendi la mappa. Prendo la mappa. Voilà. Cos'è quella? Secondo te? No, davvero, che fine ha fatto la mappa vera? È questa la mappa vera. Quella sul telefono. Non prende. Ti pareva. Ok, vediamo. Quindi siamo... morti. Mi sa che i campi estivi non sono sulle mappe. Non c'erano cartelli. Ehi, guarda la strada! Wow! Cazzo! Cazzo! Cazzo era? Ragazzi, avete visto anche voi? Raga, avete visto pure voi dietro al specchietto? Dietro al... A un certo punto, ragazzi, si è vista una faccia. Ditemi che non sono solo io. A un certo punto si è vista una faccia. Stai bene? Sì, sì. Almeno sono tutta intera. Cristo santo, per te cos'era? Un orso? Cosa? C'era? No, no, Max, non era un orso. Allora cosa? Penso ok, grazie. Sì, sì, mi vedi. Allora, più bello. Serio? Mi vedi più meglio. Abbiamo investito qualcuno. Mi vedi meglio? Non lo so. Che cazzo è? Cioè, era molto vicino, troppo vicino, ma forse non l'hai... Non lo so.
No, ragazzi, c'è stato un momento in cui si è visto qualcosa nel vetro posteriore della macchina, una faccia, io ne sono Mi sicuro sono al 100%. Macchina. Dopo vado a rivedermi il VOD. Magari non è così grave. Devo controllare i danni prima di provare a riaccenderla. Mi prendi la cassetta nel bagagliaio? Sì, ok. Mamma mia, già sudo. Grazie al cazzo che sudo. Allora, vediamo un po'. Buio totale. Allora, innanzitutto metto pausa un secondo, raga. Al minimo l'influenza esterna della luce, perché altrimenti a me risulta veramente difficile da guardare. Allora, vediamo innanzitutto il menu. Abbiamo percorsi. Ok, vari percorsi, 0 su 15, indizi. So che la storia non dura tanto, ragazzi, sarà una decina di ore, quindi sarà un gioco anche che facciamo, ci mangeremo. Prove. Laura, lei è Laura. Campo, questo ci dà l'obiettivo, e tarocchi, 22. Ok, menu. Impostazioni, ecco cosa volevo fare. Allora, sottotitoli, sì. Mettiamoci i sottotitoli. Vedi, c'è un sacco di cose di accessibilità. Ci sono i tarocchi? Assolutamente sì. Ci sarà un motivo per cui ci sono questi tarocchi. Allora, che cos'è? Non sembra grave. Mia madre mi ammazzerà. E non solo quello, non credo che sia tua madre ad ammazzarti, ma qualcos'altro. Allora, vediamo un po'. Allora, tutorial sbloccato, interruzioni, premi LB per visualizzare. Vaffanculo, dammi il tempo, eh. Non mi dai il tempo di leggere, di fare LB. Allora. Non ci sta un... Ciao Sans, buongiorno. Tutto bene. Sei pronto a cagarti in mano con noi? Non ti dice i cosi. Sì, là c'è, ma c'era un tutorial che mi sono perso. E sta benissimo, guarda. Fruga. Sta benissimo, guarda che bella. Oggi me la sono pure ritoccata tutta. Pronto a cagarti in mano con noi, Sans? Max. Perché cos'è? Non me l'hai detto? Abbiamo trovato una lettera. Però non ce l'ha fatto esaminare. Mille. Prego. Che è stato rigettato dall'università, mi sa. Ci serve una mano. Sì, vedi se riesci a farmi luce qui. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a ecco fare luce lì. Perfetto, luce grazie. Lì. Prima ce ne andiamo, meglio è. Immagina di stare rannicchiata di fronte a un falò enorme mentre intoni i canti del campo. Nessuno si rannicchia se ha davanti un falò enorme. Perché no? Per evitare brucia? Di prendere fuoco. Esatto. Allora, oddio ragazzi, che cos'è? Che cosa ci sta guardando? Cosa ci sta osservando? Vattene. Beh, ovunque, meglio di qui. Già mi sono cagato in mano due volte. Andiamo a vedere in mezzo alla boscaglia. No, ma infatti. C'è qualcosa nell'oscurità. Dove vai? Guarda, non ho qua. Visto niente io. Ehi, non allontanarti, ok? Ho quasi fatto. Fai presto, accondiscendente o spavalda, ragazzi? Ah, ok, io non l'ho visto. Accondiscendente o spavalda? Io direi accondiscendente. Fai presto. Oddio, Max, vieni qua! Che c'è? Ho paura che ci sia qualcuno là. Sei seria?
Sì, forse non sta bene, non so. Non abbiamo investito nessuno. Senti, non lo so, ma ho sentito qualcosa, una donna. L'abbiamo presa? No, forse lei mi sta per prendere. Voglio solo controllare. Okay. Io. Va bene. Io ma non lascerei perdere. Okay? Stai sì, ma certo. Cazzo, siete americani e avete inventato voi i film horror del genere? No, ma scusami, ma voi siete americani? Li avete inventati voi i film del genere? Non sapete che non vi dovete comportare in un determinato modo? Lasciate perdere! Okay. Che il minimo che vi può succedere è un pazzo sclerato con le pistole. Il minimo. La cosa più comune che vi può succedere. Ma cazzo. Ok. Vediamo un po'. Giusto perché... Giusto perché non... Stanno sempre in mezzo ai boschi. Allora, praticamente loro devono andare a un campo. Un campo estivo. Infatti, ecco. Vabbè, ma è più semplice, capito? Trovare, far sparire le vittime in mezzo a un bosco. C'è qualcosa qui. Vediamo un po'. Arum. Scabum. Ma che cazzo è? Indizio scoperto. Scusami. Mostra testo. Volantino allo spettacolo. Biglietti disponibili. Spettacolo itinerante. Fenomeni, indovini, misteri, arcani, illusionisti e magia. La locandina nel nulla. Capito? Nel mezzo del cazzo. Veramente. Escapologist. Mi sarei cagato in mano anche solo per vedere quella cosa. La presenza di quella. Andiamo un po', guardiamoci intorno, illuminiamo per bene. Mamma mia, già il gufo. Vabbè, giustamente i gufi è normale che ci siano, però. E poi soprattutto, cazzo, siete americani ma non vi siete portati una pistola. Ragazzi, sento qualcosa muoversi qui sulla sinistra. Normale? Che cazzo è? Cosa? Baule da illusionista. Quindi che facci vostra? Ciao Fra, buongiorno pezzo di merda. Allora, baule da illusionista. Abbiamo delle manette. Ho paure da... Per il sadomaso. Allora, abbiamo delle manette, una cosa... Perché c'è un baule di illusionista nel mezzo del cazzo di nulla? Ma soprattutto, ma arrivare in questo campo estivo di giorno, no, eh? No. Arriviamoci di notte. Cosa cazzo è qui? Ma che diavolo? Lo dico pure io, ma che cazzo? Gabbia rossa. Silas, il bimbo cane. Cosa? Silas, il bimbo cane. Tutto bene, Fra, ci sto cagando in mano. Cavolo. Silas, il bimbo cane. Che roba assurda. E la cosa... Allora, ci sono due opzioni. O è un cucciolo di cane, o è un incrocio tra un cane e un bambino. Il cane umano. Ma che cazzo è? Ma è uno spettacolo itinerante di orrore, dell'orrore. Di fenomeni da baraccone. Tu veramente vuoi proseguire? Cioè, io sarei già tornato indietro, raga. Vediamo un po' indizi. Locandina Arum Scarum. Perché c'è un punto interrogativo?
un punto interrogativo. Oh, quasi quasi voglio tornare un attimo indietro. Dove c'era il... dove c'era la locandina. Volete che c'è qualcos'altro da scoprire in quella locandina? Oh, che bello. Immagino che Giulia si sta divertendo, si sta sfregando le mani. Allora, è molto divertente, sinceramente, per ora. O meglio, mi sto cagando in mano, ma devo ancora capire quello che succede, eh. Dirò quando, quando ne saprò di più. Niente, non c'è niente da vedere. Possibile. Per il momento è molto molto bello, a livello grafico è bellissimo. Se non mi fosse, se non mi avesse taggato la webcam all'inizio, ragazzi, avremmo anche iniziato prima e la grafica sarebbe stata anche un po', un pochino meglio. Purtroppo mi laggava tutto. Torna a casa, torna a casa. Ora che mi lagga l'anima davvero. Ah, questo è il bimbo cane. Ok, volevo vedere se magari aveva lasciato qualche traccia. Oddio raga, ma io questi giochi non è che mi cago in mano, ma de più. Dimmi la verità, Giulia è saltata quando ha visto il movimento? Dimmelo se Giulia salta, mi raccomando. Allora. Cosa cazzo è stato? Silas. Cosa cazzo è? Silas. Signora spettro, signor fantasma, signor mostro, avete visto pure voi? C'era qualcosa lì in mezzo. Vabbè dai, mo preparatevi al jumpscare. No, 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 no. Fatta. Dai, ci manca solo il tizio con la motosega adesso. Così a buffo, visto che siano film americani. Quick time event. Vabbè, i quick time event secondo me sono anche abbastanza facili da fare. Successo, dimmi. C'era qualcosa là. C'era tipo... tipo... Si sentivano rumori dappertutto. Ehi tesoro, come... respira, tutto ok? Siamo nel bosco. C'è di tutto qui in giro, animali. No, è normale, no, no. Infatti. Ce ne possiamo andare, per sì, favore? Sì, 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 andiamo. Ok. Cosa cazzo? Chi te lo dice che magari non sta all'interno della macchina? Sì, ecco qua. Senti come gira. Max, sbrigati. Ci siamo, ce ne andiamo. Oddio, la chicchia anche il giochino, il gioco un po', eh. Max! Sto, ok, dammi un minuto, un secondo. Dobbiamo andarcene, Max. Allora se fai così non mi... Ma non puoi dirmi, voglio solo andarmene subito, perché okay, non... basta! Cazzo, scusa, tesoro. Scusa. Sta laggando... Va bene, non fa niente. Sta laggando le voci. Non so, non ci avete fatto caso? Sembrano quei film anni 80 doppiati. È tipo okay. Il giochino. Qui siamo sì. Sicuro, non succederà niente. Cristo santo, santo. Cazzo. No. Porca miseria, mi si è fermato il cuore.
Su, abbassi. Salve, per un attimo gente. Sembrano quei, serata, quei, quei... Per caso film siete feriti? Appunto. Stiamo bene. Siamo solo adesso scossi. Adesso è tornato il sincro. Prima era fuori sincro. È tipo... Aiuto! Buonasera! Insomma, salvatemi! Mi dite cosa è successo? Quei film... Gorilla, sì! Allora... Ah, ok, adesso abbiamo beccato i... Quick time event, combattimenti, interruzioni, per questo scelto. Ah, ecco, per questo ho scelto. Hackett Quarry no, è piena di visti. Meandri e deviazioni, strade sconosciute e meraviglie inesplorate. Vediamo un po'. Con ogni passo percorri la tua strada personale, che conduce a determinate conseguenze. Ci saranno momenti durante il adoro questi tutorial, che ragazzi, come le scelte che hai fatto, la via intrapresa, potevano essere diverse. Ad Hackett's Quarry non esistono cose come la via errata. Ma attenzione, ci sono strade più pericolose di altre. Ok. Sì, beh, ecco, qualcosa è spuntato fuori davanti alla macchina e abbiamo sterzato per schivarlo, così siamo finiti qui. Mi piace anche è il doppiaggio. Qualcosa. Era buio. Mi spiace, era veramente buio ed è successo tutto così in fretta e poi è andato via. Allora, il motion capture non è il massimo. Investito qualcuno? No, oddio, no, certo che no. Cioè, beh, non penso, non lo so. Scusi. La tenga accesa. Scusi. Il poliziotto sembra nervoso. Non è tipo il poliziotto più spaventoso del mondo? Non lo so, è il primo che incontro. In tutta la vita? Sai, non sono una criminale. Ma poi lui è spuntato dal nulla, raga. È spuntato proprio dal nulla. Sembra una serie TV, raga. Lo sapete? Ci avete fatto caso? Bene, allora volete dirmi che cosa ci fate qua giù, lontano da tutto, in piena notte? Siamo diretti al campo. Perché stavamo dovremmo essere strani? Ad Hackett's Quarry. Siamo i nuovi tutor. Inizia domani. Sì, lo sappiamo, ma volevamo venire prima per ambientarci. Sì, sanno che arriviamo. E a dirla tutta, uno di noi ha sovrastimato il suo senso dell'orientamento e ci siamo persi. Borilo è bravissimo, attore, lo adoro. Però fa una paura. Non arriverete ad Hackett's Quarry. Non stasera. Perché? L'Harbinger Motel è più vicino, andrete lì per stanotte. Adesso l'ho okay? visti i graffi sul collo. Io credo che non ci fermeremo, agente. Il signor Hackett sa che stiamo arrivando, l'abbiamo avvisato. No, signora, vi fermerete all'Harbinger Motel. Ha capito cosa ho detto? Io direi di essere accondiscendenti, ragazzi. Perché ho la sensazione che Hackett's Quarry nasconde qualcosa di notte. O c'è qualcosa che non va. Vi direi di essere accondiscendenti. Tanto comunque penso che alla fine andremo sempre... Ok, va bene, sì, ok, andremo al motel. Ricevuto. Go graffio sangue, sì, entrambi. C'è solo un piccolo problema. Purtroppo il telefono non ha le mappe del bel mezzo del nulla. Vuol dire che ci siamo persi. Del tutto. Signora, esca dal veicolo. Come, scusi? Cosa? Voglio solo mostrarle come arrivare al motel sulla mappa. Ok? Ok, per un attimo mi sono cagato in mano. Certo. Ehi,
Resta nell'auto. Tutto ok, ok, tranquillo. Ok. Vi sta piacendo fino ad ora, ragazzi? A me sta piacendo da morire. Ok. Da morire, eh? Allora, noi... siamo proprio qui. L'Harbinger Motel è qui. Grazie. Quindi dov'era Catsquarry? Beh, sono sicuro che i ragazzi dell'Harbinger Motel ve lo sapranno spiegare domattina. Non l'ha leccata. Sono delle cose che capiremo sicuramente con il tempo, ragazzi. Sicuro è tutto molto inquietante. Ma non vuole dirgli assolutamente come raggiungere il campo. Perché? Harbinger Motel. Niente deviazioni. Ehi, e se ci fosse ancora qualcuno là? Darò un'occhiata. Buonanotte. Anche la fotografia mi piace molto. Mamma mia, lui è veramente, veramente tanto bravo. Peccato che il motion capture sia un po'... cazzo di cane. Infatti il parto che fine ha fatto? Il motion capture secondo me non è dei migliori, secondo me. Grazie tante per l'aiuto, che tipo strano. Infastidito. Grazie per l'aiuto, eh. Prima. Che vorresti dire? Te ne stavi qui a tremare come una foglia. Avrei gradito un po' di supporto. Mi sembrava più interessato a te. Beh, io... sono adorabile. Non so se avete fatto caso prima nell'occhio di Corilo. Era... per, noi, per me sarà sempre Corilo. Avuto anche troppe emozioni. Ma era tipo chiuso mentre parlava. Ok, noi siamo qui. Penso che sia un problema di motion capture. Qui. Qui dove? A Catsquarry. Come hai fatto? L'ho fregato e mi ha indicato dov'era. Astutissima. Sicura non sia meglio andare al motel e dare retta a quel tipo? Io darei retta al motel. Andrei al motel, assolutamente. In un bosco da brividi per andare in un cazzo di hotel da brividi? Se la metti così, no. Rimettiamoci in viaggio. Sono d'accordo. Ma può essere che no. Oh mio Dio, giuro, se mi chiamava un'altra volta signora gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. Davvero, ti sembra una signora? Fra 20 anni forse può chiamarmi signora. È una principessa. Mm-hmm. È una, veramente una principessa. Cosa? Beh, è una cosa da vecchio, anni. Ok. Non direi. Attento. A me però lei è da dire una principessa. Ok, argomento chiuso. È decisamente una principessa. Gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. Questo è un gioco che va goduto, ragazzi, quindi se mi sentite in silenzio... come fate a sentirmi in silenzio? Sono un Campestino. Non è possibile, qui non c'è nessuno, dopo tutta quella cazzo di strada. Max, esatto. Prima diamo un'occhiata, poi saltiamo alle conclusioni. Ci hai parlato con il signor Hackett, tu hai solo lasciato un messaggio. E cosa cambia? Tutto, cambia che non c'è peccato, nessuno. Peccato, Sans. Ehi là? Non controlla i messaggi. E come facevo a saperlo? Poi c'è sicuramente qualcuno qui. Sì, oppure è un'auto abbandonata e stiamo ancora perdendo tempo. E che dovrebbe esserci un'auto? Dovevate andare al cazzo di campo di hotel. Dai. Io avrei dato ascolto. Max, non fare lo stronzo. Io sarei andato assolutamente all'hotel, ma stiamo scherzando. Vediamo un po'. Ma raga, ma voi non avreste dato ascolto al poliziotto? Un po'. Mamma mia, subito. Ma io pure lontano dallo Stato me ne sarei andato. Altro che... c'è qualcuno? No! È chiuso. Che palle. Io sarei tornato a New York.
Sapete, mi affascinano queste cittadine comunque americane in mezzo ai boschi o comunque molto sperdute tra le montagne. Succede sempre qualcosa di meraviglioso, di terribile. Terribile, certo, ma meraviglioso. Ma dove sta il divertimento a seguire i consigli giusti? Fai le scelte sbagliate. Ma no, ma voglio farli sopravvivere, scusa. Ciao Feri, buongiorno. Allora, vediamo un po' che cosa... Se c'è qua... Ah, qua c'è una luce accesa. Ma allora mi state prendendo per il culo? C'è una luce accesa. Minchia, non si vede un cazzo, raga. Oh... Vediamo un po' se posso, riesco a illuminare qualcosa all'interno della... Previene in questi posti, Giulia dice che è terrificante. Cosa è terrificante, il gioco o vivere in questi posti? Guardate però l'effetto della luce, ragazzi, guardate che spettacolo. Allora, vediamo se riusciamo a illuminare meglio qualcosa. Vedo una... Niente di che da illuminare. E di qua non ci va. Quindi una cosa che posso fare è tornare indietro. Questa è la cosa più terrificante del gioco, sì. Laura, qui non c'è nessuno. Dammi solo un minuto, ok? Ok. Qualcosa lì a terra. C'è un motivo per cui non c'è nessuno qui, eh? Sono tutti morti. Che cos'è? Tree wall, fire pit, tree house. Boat house. Car park. The cabins. What doesn't kill you makes you stronger. Ah. E io manco a farlo apposta. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Manco a farlo apposta, il titolo della live di oggi è ciò che non ti uccide ti dà la caccia. Non l'ho fatto apposta, non sapevo della presenza di questa cosa qui. No, aspetta, ancora presto prima di andare. Prima devo esplorare dall'altra parte. Sì, effettivamente anche a me spaventa moltissimo la telecamera fissa. Vediamo un po' che cosa, se c'è qualcosa da vedere qui. Certo, perché mamma mia quanto odio queste telecamere fisse, mi fanno mi spaventano. La rilassa perché almeno non sono riuscito per guardare e poi si caga sotto. Cazzo, cosa cazzo è? Ehi, tu, stai bene? Torno subito, vado a cercare aiuto. No, aiuto lo devi cercare per te stessa, non per lui. Max, vieni qui, dai. Che succede? C'è qualcuno in cantina, forse è bloccato. Bloccato? È il signor Hackett? No, non lo so, porta gli attrezzi e rompiamo il lucchetto. Ma tu stai tornata. Fragica. Adesso ti tiriamo fuori. Ma è nudo, ma infatti. Ehi. Ma che hai portato? Non lo so, hai detto attrezzi. Perché non hai portato... attrezzi qualcuno? Hai detto, non è che gli hai detto... Vabbè, hai detto attrezzi per forzare il lucchetto. Io non vedo nessuno. Come no, sì, guarda, perché se n'è andato. Sto facendo, giuro. Fa vedere. Non c'è nessuno. È quello che hanno investito. Secondo me pure... C'era davvero qualcuno lì. Forse okay. Era scappato. Ok, quindi... Secondo me qualcosa di legato a quel circo, qualcosa di itinerante. Prendi il martello e prendi le chiavi inglesi. Martello o chiavi inglesi, ragazzi? E il piede dei porco, infatti
Andiamo, prendiamo il martello. Lo spacco. Sicura? Farà un sacco di rumore. Sì, ok, chiavi inglesi. Sì, ok. Chiavi inglesi. Però... Una mano? Sì. Penso che faranno una bruttissima fine, ragazzi. Sembra davvero di guardare una serie TV. Madonna, guardate che bella la fotografia. Mi piace un sacco. Sembra appunto di guardare un film. Hai visto il film? Hai visto il film La Casa? Ecco, infatti. Ma come lo sa che si chiama fantascienza, infatti? Allora, possiamo voi... Sei ferito? Sei reale? Sei morto? Ehi, sta attenta. Guarda che si siede! Ma che cazzo ti siedi? Ma dammi una mano, sfaticato del cazzo. Infatti. Davo solo un'occhiata. Un'occhiata? Che cosa? Le scale? In realtà ne basta solo una di chiave inglese. Non sapevo che si potesse fare. Allora, ragazzi, io se fossi in voi cambierei proprio stato. Io me ne andrei proprio prima di subito. Aspetterei l'alba in un posto grande e illuminato, in modo dove che tiene tutti i mostri lontani. Che sono questi rumori? Vediamo un po', illuminiamo se riusciamo a vedere qualcosa, a intravedere qualcosa. Soprattutto il soffitto, illuminiamo. Ma comunque il tizio che sta seduto alla, sulle scale lì è proprio non si regola, raga. È proprio inutile quel tizio. Cioè, io già sentissi i rumori, ragazzi, sarei partito per un altro pianeta. Avrei fatto no. Ma magari hanno appena liberato il Kraken. Collare insanguinato. Cantina della Baida. Questo collare... Ah, questo è il prologo, tra l'altro. Il collare è troppo grande per un cane. Poi che razza di chiame si chiamerebbe Ian? Questo è il cane, cane bambino. Il bambino cane, secondo me. Ian. Oh mio Dio. Che cazzo è? Una carcassa. Max. Mi sa che Max non c'è più. Mi sa che Max è stato digerito. Max, dove cazzo sei? Forse era un opossum o qualcos'altro. No, ah, c'era ancora vivo. Davvero qualcuno qui. Ehi, siamo stanchi, non credi? Adesso andiamo al motel, torniamo domattina presto e controlliamo tutto meglio, ma... Insomma, tu non sei esausta, io sì. Sì. Forse... Cappare. Max! Oh, sì. Max! Cosa cazzo... Max! Sanguino. No! Aiuto. La Madonna, se stessa, c'è anche del cibo predato, giustamente. Mi sto disseguendo. Sì. Mi sa che forse era meglio che me andavate... Ho pensato però, eh. Get.
Cristo santo. Melodrammatico. Cosa cazzo? Ops. Orilo. Esatto. Questo posto vi sembra il maledetto Harbinger Motel per caso? Che spettacolo, ragazzi, sembra veramente di vedere una serie TV. Mo esce pure Pablo Escobar con sta musica. Togli il fuego che mata tu sei. No, Questa era solo il prologo, ragazzi. Vediamo un po'. Sarà sempre lei oppure saranno altri protagonisti? No, penso che siano anche altri protagonisti, ragazzi. Capita. Salve, prego. Questo è il mio spettacolo. Okay. Sei qui in amicizia, non è vero? Ti stavo aspettando. Ho aspettato, sì. Perciò spero che il nostro tempo insieme sia... Lei prende un po' le veci del bibliotecaio. Sono qui per aiutarti. Considerami come la tua guida verso l'ignoto, emozionante, sì. O dello psicologo, spaventoso. Se vi ricordate, ragazzi. Ma se avrai coraggio... Sei qui per una notte di passione. E mi permetterai di aiutarti? Io posso farlo. Io posso farlo. E tu aiuterai me. In questi giochi c'è sempre un narratore esterno che... Non hai trovato nulla, dunque io non ho niente da mostrarti. Devi guardare meglio. Le carte ci sono. Se tu non aiuti me, come posso aiutare te? Quindi avrei dovuto trovare qualcosa. Tra noi c'è amicizia. Lo hai detto anche tu. Cerca meglio. Solo tu puoi trovarle. Quindi probabilmente ci sono segreti da queste parti. Delle carte di tarocchi. Segreti e bugie. Sono meta dei tarocchi. Strade da scoprire. Su cui posso far luce. Se me lo permetti. Sono d'accordo. Aiutami ad aiutarti. Ricorda. Ciò che non ti uccide ti dà la caccia. Ti fortifica. Allora, lei prende un po' il posto del psicologo in Until Dawn. Non so se voi avete giocato mai Until Dawn, se vi ricordate, ma c'era lo psicologo all'inizio. Adesso inizia veramente il gioco, ragazzi. È il matto, il mago, ma più precisamente il mago. No, il matto. Che scappate nel cuore, capitolo 1, ragazzi. Sì. Quello era l'episodio Pio, quello era il pilot. È molto poco serie TV, ragazzi, tutto questo. Finalmente il giorno. Grazie agli dei. Ma Ghibai vorrebbe andare in... Ma torna in uccidere ti dà la cazza. Ciao Black Wolf, ben arrivato sul canale. Lo so, ogni tanto laggo, ragazzi. È proprio il gioco che mi fa laggare. Ciao! Ma anche il gioco che mi lagga un pochino a me, Pace, amore! Vediamo, ragazzi! Sì! Hackett Squarry nel cuore! Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei romantici.
Ragionevole non si sa mai, oppure gli passerà. Non si sa mai. Beh, non si sa mai. L'universo ha il suo modo di sistemare queste cose. L'universo? Sì, tipo le divinità cosmiche. Lui è già protagonista spazio. Preferito. Divinità cosmiche? Esatto. Ok, dimmi. Niente da dire, siamo a posto. Oh, a postissimo. Sì, super a postissimo. Quindi ti ha mollato, eh? Prepariamoci, ragazzi, che qua inizia la vera storia, la vera avventura. Okay. Piantala. Oh, ragazzi, avete visto che quella è la cantina? Ehi! Sì. Ok, comunque, siamo, raga. Sai che esiste la consapevolezza del spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Allora, vediamo un po'. Che cosa abbiamo... cosa dobbiamo fare? Allora, percorsi. Al di sopra della legge. Allora, vediamo un po'. Questi sono i percorsi che abbiamo scelti fino adesso. Nel video laghi. E raga, purtroppo questo è anche un pochino il gioco, raga. Non, purtroppo non ci posso fare niente. Esplora gli alti e bassi della moglie adolescenziale e scopri qual è il punto di rottura di una relazione. Che figo, ragazzi. Guardate che figata. Come sono stati messi... cioè, sembrano videotape degli anni 80, raga. È bellissimo. Non mi avrete mai, un colpo sparato al buio rischia di addormentarvi, la mano della giustizia si protende, potrebbe essere armato o porgerti uno sciallo d'olivo, dipende solo da te. Ok, no, aspetta, voglio vedere le cose che abbiamo. Indizi, questi sono gli indizi che abbiamo preso, queste non abbiamo nessuna prova. Prendi le borse rimaste nella baita. Baita nel campo, ecco, questo è invece il campo. Qua ci sono le casette del campo. Stadgame. E baita nel campo. Dylan, Emma, Jacob, Caitlin, Nick e Ryan. Questi sono i classici nomi da teenager americani persi nei campi. Tarocchi ancora, non abbiamo trovato nessun tarocco. Allora, come in Until Dawn, dovrebbe esserci anche qui la meccanica secondo la quale ci sono degli oggetti che ci possono predire la nostra morte. Non ci dicono esplicitamente il modo in cui moriremo, ma ci danno un indizio per poterla evitare. Vediamo un po'. Stando ai resoconti del giornale locale, la North Key Gazette, alcune balle di fieno prese in fuoco la sera del... Ehi, che stai... cosa ascolti? In un attimo tutto quanto era avvolto dal fumo. Nel giornale. Buon per te. Aspetta che... voglio vedere se mi fa interagire con la cosa. No, ovviamente non mi fa interagire. Non vi fa venire i brividi pensando di... sapendo quello che è successo qui nel prologo? Sapendo che c'è qualcosa là dentro? C'è qualcosa di orribile. Spaventoso. Ma come si corre? Ok, con LB si corre. Meglio si aumenta il passo. Ah, dici correre? Jake, no, bagagli, no, muoviti. Secondo me lo sai che cos'era? Era il ragazzo seduto a terra. Non era niente... Ciò che non ti uccide ti fortifica. Parla per te, insegna. Allora, voglio vedere se riusciamo a trovare qualcosa di importante. Allora, devo ammettere una cosa. Nelle impostazioni devo aumentare un pochino... fermo, devo aumentare un pochino la luminosità perché filtro visivo
indie horror, horror anni 80. Bellissimo, ragazzi. Vediamo un po' come... Che dite, lo teniamo horror anni 80? No, mettiamo... Rimettiamo le impostazioni. Questi poi magari ce lo rigiochiamo con... Fermo. Di horror classico, bellissimo. No, nessun... L'importante è che... Come mi lo sento, così vedo meglio. Infatti, primo questo non l'avevo per niente chissà visto. Chissà cosa uccide i cervi. Avviso di caccia. Allora, visto che in forma di una diminuzione della popolazione di cervi negli ultimi anni, la stagione di caccia viene sospesa fino al nuovo rialzo dei numeri. Cosa è che dire? Predatori? Questo... Ecco, babbile, predatori, ma che predatori? Vediamo se ci fanno un po' esplorare. C'è qualcuno che... Oh, ehi, hey. Ed Emma. Che percorso ha scelto? C'è un terzo percorso? Ok, souvenir. Keepsake. Un caro ricordo costruito per la vita. Fatti prendere una nostalgia potrebbe salvarti. Sperando che non sia l'unica cosa che ritroveranno di te. Ah, vedi, Jacob ha raccolto il braccialetto di Emma. Vediamo un po' negli altri percorsi se cosa ti dice. Laura ha provato ad aiutare Max dopo l'attacco nella cantina. Laura è stata sincera con un poliziotto riguardo all'incidente. Mi piace moltissimo questa impostazione molto anni 80. Ma so che c'è anche la possibilità di mettersi i vestiti. Cambiarsi i vestiti. Cazzo! Vaffanculo, ragno del cazzo! Portacci tuo! No, non lo schiaccio, è solo un ragnetto. È un infarto. Scappa che è meglio. È solo un ragnetto, poverino. Cerca proprio di avere una casa. Anche nella vita reale non li ucciderei mai, i ragni. Sono così. Ok, vediamo se c'è qualcosa qui, magari con una luminosità migliore, riusciamo a vedere. Ok, se no entriamo, saliamo sopra. Venoso vero killer. Esatto. Tra l'altro, ragazzi, vi voglio ricordare che oggi, siccome attacco prima, la live finirà a 1 invece che 1:30. Purtroppo. E domani a questo punto continuiamo con The Quarry. Ragazzi. Visto che dura 10 ore la storia, possiamo spingere questo. Ehi, una mano con i bagagli, magari? Oh, è che in questo momento stavo giusto riparando la porta. Sì, e... riparando Dylan, la porta. Dylan, è rotta. Dylan, aspetta. Non posso, è che... Devo prendere le ultime valigie, dai. Che non va, si sta chiudendo. Dylan, aspetta. Scusa, amico. Stronzo. Ottimo, grazie mille. Vediamo un po' che cosa c'è. Se c'è qualcosa da vedere. Finalmente... Alla luce possiamo vedere cosa c'è qui. Che stronzo, manco una mano me dà con alcuni cose. Vediamo un po'. Cos'è? Che scorre Summer Camp. Estate. No, est 1953. Tempestivo aperto nel 1953, esiste ancora oggi, quasi 70 anni dopo. Ok. Abbasserà un altro pochino le impostazioni perché ti fa laggare nei video importanti. È brutta come cosa. Posso abbassare l'anti-aliasing?
metto medio, le qualità texture lascio alte, le ombre metto normale, metto, vediamo un po'. Lo so che mi hai ferito tantissimo. Perdiamo gli effetti, ombre, queste cose qua. Forse adesso dovrebbe andare meglio. Però sto soffrendo dentro. No, no, cioè no, no. Che è sta merda? No. No, 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 ragazzi. No, mi rifiuto. Mi rifiuto, guardate l'effetto di luce adesso. No, 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 scusate. Preferisco laggare io. Che darvi una qualità del genere. Cioè, sinceramente, dai. Questo è il libro e la tazza che vedevamo. Horror. Io odio l'horror. Io odio l'horror. Sei in un gioco horror. Però giustamente lui non lo sa. Cos'è? Mostra testa. Alba della morte, Chuck Marvin. Che c'è lì? Darmi spianate, fatti bizzarri dal mondo. Lettera di sangue. Quando le onde si ritirano. Quando le onde si abbattono. Massacro estivo. Mezzogiorno di morte. Nella baita, fuga dal bosco. La culo mortale a nord di North. A nord di North Kill, mostri assassini, non farlo, story snuff, snuff, no, autopsia, fame da lupi. Allora, io voglio leggermi dei libri, questi molto B-movie, stile B-movie americano, devo trovare solo i titoli, vediamo un po'. Beh, che dire. Ah, facciamo una cosa. Se lagga nei video, starò fermo. Così sembra che sono semplicemente stato fermo. Sono semplicemente stato fermo. Esatto, esatto. Seguiteci sui nostri social, mi raccomando, ragazzi. Ma non c'è nient'altro da prendere. Possibile. Vabbè. So che le interazioni sono ridotte abbastanza all'osso, eh. Quindi è quasi tutto osservazione quella che facciamo. Vediamo un po'. Allora, noi siamo entrati da là. Da vedere è molto bello questo posto. Da vedere ci penserei anch'io a stare qui in campo estivo. È bello da vedere. Dai, su. Noi siamo venuti da qui. Vediamo un po'. Sta svitando la testa. Ok. Ho aperto la porta, ma aspetta. Una carta della temperanza. Il temperino. Temperanza per equilibrio, consumare con moderazione, viziarsi nell'eccesso. Temperanza, prendere o lasciare, ma ricorda, certe volte con la temperanza arriva una tarda gratificazione. Ok. Eccolo qua. C'è qualcosa qui, eh? Ah no, ma questi sono i bagagli, quindi voglio prima esplorare. Sono... Madonna, che bello. Guardate l'effetto di luce laggiù. Bellissimo. È lo stesso spazio di Until Dawn, dici? Magari l'hanno riadattato.
un po'. Apri. Vuoi fare lo scherzo che mi chiudono dentro la cella frigorifera? Stare chiusi qui non deve essere bello. Quando cercavano di non farti sentire. Vediamo un po'. C'è qualcosa da prendere? No. C'è qualcosa qui. Secondo me. Però no, c'è la musichetta carina e coccolosa, quindi non ci sarà nessuno spettro adesso. Quando vedete che smette di suonare la musichetta, là siamo nella merda. C'è solo il sangue a fiotti, sì, ma potrebbe essere tranquillamente sangue di carne. O carne di sangue. Guardare qua le luci, abbassando le cazzo di texture. Perché devo soffrire così tanto? Anzi no, le texture neanche le ho abbassate. Infatti, a parte questo piatto che sembra di plastica, tutto il piatto e il cibo anche di plastica. Vediamo un po'. A questo posto serve un restauro. Davvero? A questo restauro serve un posto. A questo posto, Gesù, serve un... un postauro. Questo rumore di vento che arriva. Ah, i tizi che ci stavano qua, no? Eccoli qua. Chiudermi fuori? Avete 2 anni? Ok, in mia difesa, A era un'idea di Dylan. E B è stato uno spasso. Oh, Madonna. Sì, certo, come no, uno spasso. Non che risate. Ok, come ti pare? Senti, mi aiuti o no? No, sto qui ad aspettare che Mr. H ci ridia i telefoni, scusa. Ma che cazzo? Ok, che è successo alle scale? Piace cambiare. Così si evita che i procioni e le altre canaglie moleste saccheggino tutto quanto. Così ha detto Mr. H. Oh! Perfetto! Oppure era un modo per non dover fare il piano superiore, fondamentalmente, visto che le scale sono bloccate. Cos'è? Sei qui, Dylan? Lo spero. Posso occuparmi di uno stronzo per volta, Jacob. Posso occuparmi di uno stronzo per volta? È una bellissima risposta perché ti rompe il cazzo quando stai al bagno. Non pensate, raga? Uno viene e rompe il cazzo mentre sta al bagno e dice posso occuparmi di uno stronzo per volta. Allora. Vediamo un po', andiamo nella zona oscura. Non si vede un cazzo, vabbè. Me la segno. Allora, ok. Penso che abbiamo esplorato tutto quello che dovevamo esplorare. Dylan sicuramente verrà dilaniato da un mostro di merda. Lo stronzo vivente. La notte degli stronzi viventi. Qua non c'è niente, qua non posso interagire. Qua non posso fare niente. E questi sono i bagagli. Questo che devo fare tutto io, a quanto pare. Non è che lei, la signorina, mi poteva venire a dare una mano a prendere i bagagli, no? Stava a guardare così. Ok. Il retro della macchina. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te, Edem. Ah, va bene, quindi sarei io quello che non dice tutta la verità, eh? Oh, non ci provare, non mi puoi fregare, Jake. Oh, scusa, ero distratta dalla rima e ho dimenticato cosa stavo... No, stavi giusto confidando a me che tu ti sei presa una cotta per Ryan. Aspetta, parliamo di Ryan, l'istruttore di vela con quell'aria sexy da sociale che non fa assolutamente per me?
sexy, eh? Il più fico del campo. Ah, certo. Ehi, l'hanno detto le ragazze del settimo gruppo il secondo giorno. E c'è Ryan, poi vengo io, poi Dylan, Emma, Abby... Ok. Nick, e poi Mr. H e... Ok, manca molto alla fine? Grazie. Ecco, finita. Erano tutti. Quindi ti ha mollato davvero, eh? Io non... Oh, ok. Lei ha detto... Ecco, come faremo in futuro a scuole diverse, bla bla bla. E allora io ho detto... Ecco, sai com'è? Un rapporto a distanza, bla 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 bla. E lei era tutta... Ecco. Con quella faccia, eh? Già, del tutto senza pietà. Cavolo, certo che quella riesce a rigirarti proprio come le pare e piace. Come cavolo è possibile? No, ma intendo sul serio, dai, hai ragione. Era solo una stupida storiella estiva, che altro potevo aspettarmi? Oh, vediamo. Amore, stabilità, fidanzamento, matrimonio, casa, figlio, amante, figlio, divorzio, solitudine, pagare gli alimenti, affido congiunto. Ritorno di fiamme inatteso, nido vuoto, pensione, nipote, nipote, nipote... casa di riposo e, infine, morire uno nelle braccia dell'altro e venire sepolti abbracciati come quelle mummie millenarie che vengono rinvenute a Roma. Una cosa così, no? Oh, scusa, eravamo io e Ryan. Vediamo... Ah, ecco qua. La tua dice solo pompino. Oh no, è la lista che vale per tutti gli uomini. Oh, direi accurata. Ok, siamo sicuri che questo scassone non ci lascerà per strada? Valuta tu, spero di no. Ti casca. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi, ciò che non ti uccide ti fortifica. Beh, io non ho ucciso, per ora, ma sembra molliccio. Ehi, smettila. Scippo troppo. Ok, giustamente. Ok, quindi, solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, cosa dovrei fare di preciso? Beh, forse staccare il tubo del carburante, o non lo so, togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake, tu lo sai che anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Lui ha condannato tutti quanti. Allora, lui ha condannato tutti quanti per una scopata. Per un rapporto o per un rapporto sessuale. Allora dobbiamo decidere: rompere tubo del carburante o rubare la spazzola. Allora, rubare intanto non è rompere, direi rubare la spazzola. Tu vieni con me. Ti rimetto a posto domani. Né danni né problemi. No, tranne i morti che ci saranno. Qui, belli miei. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, Jacko! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Al volo! Oh, Nick! Boh! Oh! Prendi questo! Oh, cavolo, bella presa! Idiota. Ti lancerei dei bigliettoni. Io ti sono circondata da idioti. Oh, meno male. Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H mettesse almeno in carica i telefoni. No, non è mai colpa tua, vero? E comunque, ti converrebbe conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. Oh, colpito! Bellissimo, muoia malissimo. Ok, beh, almeno io ce l'ho avuta una storia quest'estate. Cavolo, ci ha steso. Lo so, ma sai, magari non interessa a tutti avere una pesca. Ok, rinfoderate i peni e continuiamo il duello in macchina, eh? Dove sono tutti gli altri?
Ora perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di Nick, sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, sì, certo, continua a sognare. Praticamente non posso commentare tutto il gioco, perché tutto il gioco è pieno di questo. Che è successo? Che è successo? Mi sta laggando anche il gioco, devo dirvi, eh. Ok, no, non ho appena innamorato di lei. È bellissimo. Ehi là, festaiola. Aggiornamenti? I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Ok, penso che comunque abbastanza. Oddio, ti ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Lascia le valigie, fazione. Lascia le valigie o fare missione, ragazzi. Ok, d'accordo. Ma se finiamo nei guai, sarà il nostro segreto. Il signor Hackett lo scoprirà. E allora? Penserà che è stato un orso. Hai visto orsi in questi boschi? No, ma non vuol dire che non ce ne siano. Touché. Bene, all'opera. Al tre. Uno. Due. Tre! Vabbè. Vedi, bisogna sempre pensare positivo. Perché ti do ancora retta? Perché ho sempre ragione. Sicura che daranno la colpa a un orso? Oh, mio Dio, rilassati, non abbiamo ucciso miss, nessuno. Come stai? Ok, allora io do un'occhiata in giro, controllo che non ci sia altro. Divertiti. Allora, benvenuta sul canale. Adesso, innanzitutto, devo abbassare un pochino la grafica, ragazzi, perché altrimenti... Ma lei è Abigail, lei mi piace da morire. Ve lo dico, raga. Lei mi piace da morire. Abbassiamo un altro po' la grafica, ragazzi, che sono laggo... A continuazione posso togliere lo sync e ragazzi lo sync. Allora vediamo un po' che dice. Don't rabbit hole, la velocità di un matto forti da sceso però contro ma esiste scelta rimasto dal fungo la mia via con ha deciso di fare l'uscita della casetta. È riuscita a il tempo della casetta, ok. Esatto, ragazzi, seguiteci sui nostri social. Vediamo un po' se va meglio così, senza il V-Sync. Anche se il V-Sync è abbastanza importante. Oh, è della piccola Izzy. A noi è tutto bene. Siamo... Horror, spero che vorrai voglio fare un gioco. Sì, direi che puoi rimanere qui, orribile piccola cosa. Lago ancora? E che cazzo, è un gioco di merda. Allora, fammi impostare la gara. Perché il problema è che laggo io. Nel senso, all'interno della cosa.
Le ombre. Che abbasso? Metto profondità di campo normale. Potrei abbassare. Perché il problema è che a me il gioco sul computer va perfetto, anche a ultra. Il problema è che laggo in live. Capito? Quello è il... Provo a abbassare la profondità di campo. Lei è bellissima. Vediamo un po'. Magari così mi lagga di meno. Speriamo bene, ragazzi. No, ma infatti. Però cambia a me, capito? È bruttissimo. Questo posto è stato sul giornale. Vediamo un po'. Allora, Italia il giornale della North Kill Gazette. Ma si chiama North Kill Gazette. Non sembra recente, parla di un incendio. Sarà stato qui a Hagen's Quarry? Lo so. Vabbè, tanto nel caso io comunque lo rigioco... Anche perché, ragazzi, ricordiamoci che stiamo giocando in modalità streamer, quindi le musiche non sono quelle originali. Non riesco a credere che mi mancheranno questi materassi sgangherati. No, questo pezzo non mi piace vedere le scelte che fanno altre persone. Ok. Ma io mi sto innamorando di questo gioco, è veramente veramente interessante, veramente, anche se c'ha dei evidenti problemi, ad esempio anche di motion capture, a volte le espressioni sono un po' troppo staccate dall'interpretazione del personaggio dovrebbe dare in quel momento, però diciamo ha i suoi vantaggi. Abigail è bellissima, ragazzi. Altro che purtroppo, perché ho dei problemi di lag nel gioco. Cioè, o meglio, dei problemi di lag nella live. Il gioco non mi laggava neanche contro, quindi. Altrimenti. Vediamo un po'. Cos'è? Il corvo. Infatti. È strano svegliarsi senza gli annunci mattutini di Dylan. Sono preso certi infarti nel prologo. Il corvo della eccolo, infatti. Quello ci sta guardando, ragazzi. Quello è un famiglio. Quello non è un corvo normale, è un famiglio. Un po' se riusciamo a trovare qualche carta di trocchi. E se non vediamo, raga, ci perdiamo le carte di trocchi. Ehi, smettila subito. Guarda che i corvi ricordano. I corvi sono degli animali molto intelligenti. I corvi non dimenticano. Ma hanno preso i debiti. I corvi sono Lannister. Dimmi tutto. Certo. Nel tempo sto guardando intorno. Ma secondo me c'è un bel po' da vedere. Anche se penso che le aree siano comunque molto limitate come classico di questi giochi. Vediamo un po'. Se si può. Prima noi eravamo nella room 10. Questa è l'unica esplorabile. Penso che la room 10 sia l'unica esplorabile. Vediamo un po' la roba. Ah, qua c'è una pianta. Dylan non sarà felice di sapere che i ragazzi l'hanno lasciato qui.
Canzone del campo, una direzione della canzone del campo di Agatha Quarry di alcuni anni fa. La tecnologia è cambiata, ma la canzone è la stessa. Lo dirò a Chris quando lo vedremo. No, 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 tranquillo, non serve farlo in rima, tesoro. Il rima era solo per i Dark Souls, perché ero bastardo io dentro. E a me sono deciso di farlo fare in rima. Allora. Non so. Sicuramente c'è altro da vedere. Ma questa sicuramente non è... Ma c'è altro? Penso che si possa... Si potesse aprire solo la stanza lì. Lì c'è qualcos'altro. Ok, lì c'è effettivamente altro. Bellissima l'altalena che fa su e giù. Cioè, quello è inquietante, abbastanza inquietante. Che cazzo è? Ah, ok, io che sono passato vicino a questo. Fa il rumore di un impiccato. Jacob più Emma. Prove. E un po'. Chi non ama le cacce al tesoro? Anche ad Hackett's Quarry ce ne sono molte. Ci sono segreti in questo bosco, segreti divertenti che, se svelati, potrebbero difenderti da procedimenti penali. D'altronde, le storie che ti porterei dietro rimangono solo storie senza una prova a sostenerle. È tempo di addentrarsi nel mistero. Scatta foto o trova prove rilevanti e potresti dimostrare la tua innocenza. Forse. Ok. Vediamo, si dice. Accio. Speriamo che Jacob non lo veda. Ma che cavolo è? Di Dylan? Porca miseria, che cos'era? Raga. Diego più Emma forever, for summer. Oh cazzo. Cos'era là dentro, ragazzi? Dove c'è? Ok. Sì, ho provato io. Intanto su Linktree, se vuoi unirti a noi, potrai... C'è il nostro canale Telegram dove potrai unirti al nostro canale e ricevere anche notizie in tempo reale di quando escono i nostri... Scusate, in questo momento non riesco a parlare, ragazzi, perché sono concentrato sul cercare. I nostri video su YouTube e anche sulle nostre future live. Quindi mi fa un sacco piacere se finisce a noi su Telegram. Però qua mi sa che non c'è niente. Dice nella zona, quindi non è necessariamente lì. È nella zona. Ah, ok, però prima non mi aveva fatto vedere questo. Ok, quindi quella è la radio. Mi devo ricordare. Donna. Lei è la nostra fosforo. La nostra fosforo che streama anche Dragon Age. Ciao Lunar, come stai tesoro? Mi fai uno shottino a Lunar? Mi sto cercando. Perché non mi parli di fare... Ma non c'è veramente in questo posto. Le volte perché altrimenti non ti dà le info.
Adesso ho capito per quando ci sta il punto interrogativo, giusto? Vabbè, ormai alcune pezzi le abbiamo perse. Allora, questo è The Quarry. È un gioco horror dagli stessi valori di Antino. Allora, vediamo cosa abbiamo trovato. Fiala vuota, una fiala vuota dall'odore sgradevole. È molto molto interessante. Infatti, questo sembra molto molto interessante. Il prologo è stato, mi sono cagato in mano. Infatti dopo vi consiglio, ragazzi, di recuperare il VOD, perché nella prima parte ci siamo abbastanza divertiti, ci siamo anche piuttosto cagati in mano. Poi c'è Corilo, dai. Effettivamente è molto molto bello. Erede spirituale, sì. A me piace molto lei. Abigail, secondo me, è la più bella per ora, anche se Emma non l'ho vista. Oddio, non so qual è Emma. È una cosa veramente strana, tutto perché non ti danno info importanti. Maledizione. Comunque è proprio stronze fare queste cose. Esatto, c'è Corillo. Esatto, quello di Xena, esatto. No, tra l'altro le impostazioni le ho dovute abbassare perché sennò mi laggavo la webcam. Quindi vediamo un po'. Cos'è? Qualcosa qui. Ah, questa è la nostra amica che ci aspetta, quindi no. Dobbiamo continuare a esplorare. No, ma qual è il problema, Lunar? È che laggo io, non il gioco. Il gioco va perfetto e quindi non posso commentare, non posso niente. Per te le indicazioni. Ok, c'è le indicazioni nel campo. Ah, vedi il collare insanguinato, ci siamo persi. Vabbè, che posso fare, ragazzi, ormai quelle cose ce le siamo perse. Ah, ecco. Meno male. Anche a te così fa la webcam. Ma solo con questo gioco me lo sto facendo, con gli altri non mi lagga. Vediamo un po', qualcosa. Posso andare a farmi un bagno in piscina vuota? Il mio caso è perché comunque il gioco ruba spazio a problemi di RAM. A parte la mia RAM... infatti. Tesoro mio, però è pur sempre un laptop, eh. Quindi, magari se avessi avuto... vediamo c'è qualcosa. Ah, queste sono classiche. Nessuno ha strappato il primo posto a Caitlyn per tutta l'estate. Indizi. Ah, vedi il ritaglio di giornale. Ah no, aspetta, c'è una cosa che possiamo vedere. Il ritaglio di giornale. Il ritaglio di giornale ha tre cose, tre punti interrogativi, ok? Devo guardare le cose tre volte? E i capelli sono veramente fatti bene. Poi tra l'altro ho dovuto anche abbassare le texture, quindi sarebbero stati ancora più dettagliati. Ok, vediamo questa cosa, ragazzi. Tanto, raga, purtroppo io a Luna posso stare, visto che attacco al lavoro prima. Però domani mattina continueremo con The Quarry, ragazzi, visto che comunque dura poco come gioco. Ci concentreremo su questo principalmente. Allora, vediamo un po'. Mostra testo. Ah, eccolo, incendio devasta show itinerante, decine di vittime nel luogo dello spettacolo.
E tra l'altro sono anche abbassate le ombre. La scorsa notte nel bosco di Hackett il popolare spettacolo Arum Scarum ha avuto un tragico epilogo. Un terribile incendio che era divampato in una delle attrazioni in pochi minuti ha devastato l'intera struttura. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco per placare le fiamme, si contano decine di vittime. Sebbene il numero effettivo sia ancora da confermare, è stato reso noto che tra di loro c'è anche lo sceriffo di North Hill, Hank Miller. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, ma in base alle indagini preliminari il Dipartimento di Polizia di North Hill... Qua si chiama North Hill, ragazzi. Rendetevi conto, si chiama North Hill. Esclude il dolo. A quanto pare si è trattato di un tragico incidente. Nelle zone boscose dove la vegetazione è molto secca, le fiamme si propagano in estrema velocità. Anche se i responsabili di Arum Scarum hanno rispettato tutti i protocolli di sicurezza. A volte la fatalità come queste sono purtroppo inevitabili. Il nostro pensiero va alla famiglia di Hank e a tutti coloro che hanno perso la vita. Le autorità sono rifiutate di lasciare dichiarazioni in merito alle reazioni della famiglia Hackett, proprietaria del terreno su cui si è sviluppato l'incendio. La nostra priorità al momento è assicurarci che un evento del genere si ripeta in futuro. Dobbiamo inoltre identificare le vittime e avvisare i parenti. Al momento l'area dell'incendio è interdetta. Il bosco degli Hackett è una proprietà privata che viene aperta al pubblico durante le stagioni della caccia. La prossima settimana si darà una fiaccolata alla piazza cittadina in memoria al PS di Arum. Logicamente passo le maggiori dettagli alle prossime edizioni. Ok, adesso dovrebbe essere l'inizio. Gli indizi. No, perché? Scusa, non ho capito. Io non capire. Dovrebbe, secondo quello che mi ha detto lei, Miss... No. Niente. No. E questo è il brutto. Questo che non capisco. Proprio non posso proprio interagire in nessun modo. Ma forse sono altri ritagli di giornale. Sì, potrebbe essere. Ah, ok. E ritagli di giornale è generico. Sì, potrebbe essere... Questo è quello. Ok, ragazzi, siamo pronti ad andare. Qua non ho trovato... raga. Qua non ho trovato carta. Ti ricordi dove era la carta qua? Se c'era la carta qui? Perché secondo me questa è stronza. Ma più che altro potrebbe stare per quarti d'ora. Se c'è, ragazzi. Boh. Non mi sembra che ci sia la carta qui. Sì, è vero. Ogni volta su giochi diversi abbiamo persone che ci guidano all'interno di questi titoli meravigliosi. Mi sembra di vedere qui, eh? Noi abbiamo già trovato solo la temperanza. È iniziato a trovare da quelle successive, ok. Ma per ora abbiamo solo trovato il temperino. Io sono terribile a trovare cose. No, io di solito le guardo sempre tutto con attenzione. Però evidentemente non è difficile. Cioè, qua non è facile. Ok, siamo pronti ad andare. Abbiamo anche solo un quarto d'ora, purtroppo. E c'è rimasto, purtroppo, per stamattina. Ma visto che comunque il gioco dura poco, ragazzi, continueremo queste mattinate con The Quarry. Allora. Ciao. No. Faceva schifo da parlare là. Dai, amica, andiamo a scrivere.
Sei pronta? Andiamo. Lei l'ho già vista, Abigail. E adesso sciogli le briglie, vamos, hermana. Sei sempre così... teatrale? Odiosa. Sicura di te. È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è essere se stessi, ma ad alta voce. Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Esattamente. Ottima guida, Tex. Cavolo. Allora, tanto per dire, vediamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua, un po' come te, Jacob. In realtà è molto dolce. Perché hai chiuso? Avventura estiva. Viviamo almeno a 4 stati di distanza. Lui è d'accordo. Eh sì. Ma mi pare... vale per noi. Per te, Nick, magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. Ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni. E perché no? Mi mancherai tanto, Abby. Oh, aspetta! Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. Ho capito. Ah, porcheria. Amica. E vai, va bene. Ma quale trionfo? 2 mesi, niente tecnologia. Non mi è dispiaciuto essere offline. A me sì. Sono mancata ai miei follower. Da. Dai. Sai? Io ti credo. Abby, era un complimento. Hai un fascino contagioso. Che ci posso fare? Ti metto il follow. Fai bene. Appena arrivi a casa, iscriviti, condividi e riempimi di like. Questa è la trinità. Me ne sto già pentendo. No, mi piace un sacco. Tu mi ami. Secondo me la personalità di Abigail è molto molto interessante. Ecco il mio posto. No, no, no. Il falò? No, l'isola. È ma molto Emma. Ultimo, no? Ma quello non è fumo. Dovremmo avvisare? È abbastanza contenuto. Sarà solo Mr. H che brucia qualcosa prima di... beh, di chiudere per l'estate. Già. A proposito, direi che è il caso di andare. Ah, già, temi che Nick se ne vada senza di te? Ma no, no, ci staranno aspettando. Mm-hmm. Ci aspettano tutti. Tutti, sì. Nick, ti aspetta. Tutti, stessa cosa. Che cazzo è che ci guarda? Ragazzi, tutto ciò è molto 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 inquietante. La ragazza che ci stava guardando, raga. Tranquillo, Jacob, ci penso io. Io sono carico al 100%. Affanculo. Idiota. E la ganca un pochino non il va gioco. Più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Ah, pensavo fosse stato. Ehi, Nick! Ehi,
Voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. Andiamo. Devo solo caricare questi bagagli su quel coso. Oh, no, aspetta, lascia che... ci penso io. Posso pensare da sola ai miei bagagli, grazie. Oh, sei sicura? No, perché per me non può è un problema. Può pensarci da sola ai bagagli, grazie tante. Possiamo entrambe pensare da sole ai nostri bagagli, grazie. Bene. Bello poverino. Ti ha rubato la candela. Abby, ti serve? Sì. Posso? Grazie. Ehi, avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Mi ha proprio smollato, infatti. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast, questo è fico. Di che parla? Ma... Ami... Chi parla di me? Già, di che parla? Magari di me? Tu credi menage che ascolterei uno. Un podcast... che parla di te? Se ci fosse un podcast su uno di noi, sarebbe su di me. Certo, e sarebbe intitolato L'incredibile vita di una faccia da culo. Oh mio Dio, ma quanto sei infantile! Almeno io non ho la faccia come il culo. No, no, è un podcast sul paranormale, un episodio su una leggenda del posto. La strega di Hackett's Quarry. Okay. La chiedi cosa e dove, scusa? Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Non conosci uccidere la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? Hackett's Quarry? Ma proprio la strega di Hackett's Quarry? Una vecchissima storia per bambini. Dice che pare ci sia una anziana che è morta in un incendio diversi anni fa. Forse era un incendio di cui abbiamo letto. Il suo bambino perduto. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco e c'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Qualcuno dice che se ti trova in giro da solo, prova a trasformarti in suo figlio. Ti fa le coccole? Ti fa da mangiare la pasta al forno? Strega di Hackett's Quarry. Te lo sei inventato. Che vieni qua che non ti faccio niente. Bella storia, amico. E non avete visto i bambini? Comunque, avreste dovuto vedere la prima volta che l'ha raccontata ai bambini del campo. Li ha traumatizzati a vita. Oddio, non a vita. Bisogna stare attenti con queste cose, tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, Hackettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H. Forza, allora. Avete visto chi è? Ragazzi, l'avete riconosciuto? Scusa, Mr. H. Abbiamo dovuto liberare alcuni bagagli. Sta zitta. Se qualcuno non avesse perso tempo a cercare di far colpo con storie di fantasmi. Mamma mia, che collo. Storie di fantasmi. La strega di Hackett's Quarry. Vi dico solo io. Le chiavi del furgone, Mr. H. Ah, sì, giusto. Dovrebbe essere da Hackett's. Perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Sì, esatto. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Ehi, Mr. H. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono. Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. E dai, ho chiesto una cosa. Ehi, bro, io sono tipo il fra più easy della storia. Ci sto dentro, bro. Voglio solo un po' di musica per il viaggio, dai. Ok, basta così.
5 minuti, mi bastano davvero solo 5 minuti, bro. Ha detto 5, no, vedrai. Dylan. Sì, lo so, stavo solo... Va sul furgone, ok? È la strega di... Non mi viene neanche la rima, cazzo. Bro, stai bene, bro, dai, bro. Ok, Chris, sono bro. Contento che abbiamo un momento per parlare. Non mi vorrei parlare, licenziare. No, non è... Chi ti ha detto che ti ho chiamato per parlare? Ecco, vedi, è per quella cosa di... Con... Dammi un minuto, per favore, devo rispondere. Oh, sì, sì. Oh, scusa. Levati dal cazzo, mi è proprio... Pronto. Origlia. Siamo arrivati verso la fine, ragazzi. Comunque, per la giornata. E che stessa, ragazzi? Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai. Lo sai, non lo vogliamo. Vedi di non correre, ok? Tranquillo, ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Lo sappiamo entrambi. No, no, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. E certo, adios. Chissà se avremmo ascoltato il podcast. Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo... Cioè, ho sentito... Intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti è ho fatto deluso aspettare. Da me. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, alla fine... Ti serve una chiave a trovare le mani? Sai. Comunque, stavi per chiedermi... Ti serve una mano a chiavare le sì, chiavi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì. Cioè... Io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e mia madre non è presente, non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Dato sta di tutti i modi, levati dal cazzo, Ryan. Cavolo. Tutto bene? Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Ah, beh, se solo sapessi. Appuntamento con la morte. Quindi, di cosa volevi parlarmi? Sei uno dei miei tutti preferiti, Ryan, lo sai, vero? Vorresti legali, ma uno dei migliori. Non so se sapete, se no. Ma sai quante è chiamate vero. Ricevo dai genitori? Lettere su lettere, lettere che i bambini, terrorizzati mandano a casa. Lettere sui bambini. No. Oh, io terrorizzati. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno luce. Ah, ok, il fatto che lui ha raccontato la storia. Evitare le storie di fantasmi. Esatto, traduzione Gannarsi. Dispiaciuto, dai. Scusa, non me ne ero proprio reso conto. Devi capire che le tue azioni hanno delle ripercussioni. È fondamentale per un tutor, per un capo. Già. Limitati al kumbaya la prossima volta. Pensa che palle. E sarebbe? Non si canta più il kumbaya. Santo cielo, sono troppo vecchio per queste cose. Già. Ok. Davvero, Chris, dimmi che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Ma a causa di Jacob non lo saremo. Perché Jacob voleva fare. Discreto. Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. E senza sicurezza non c'è divertimento. Lo sai. Dammi un minuto. Si sta arrampicando sugli specchi. Ma si può sapere dove le ho messe? E mo le troviamo ste cazzo de chiavi. Cavolo, devo anche chiudere, ragazzi.
Mi saluteresti Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Li rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... Beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager, dico bene. Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. E invece no. Non mi sembravate in difficoltà. Che lì sta lì. Senza chiavi. Ma gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ho aperto il furgone. Ryan, ho messo le chiavi in tasca. Te lo sto dicendo in tutti i modi. Devi levare il cazzo, Ryan. Eccole qua, visto? Dove le avevo lasciate? Serve sempre ripercorrere i propri passi. Sapete, ragazzi, dovrebbero fare un gioco che abbia le atmosfere di Twin Peaks. Quello lo giocherei volentieri. Allora, direi... O appena troviamo una fase in cui possiamo finalmente fare... Stavolta sul serio. Ok, Ryan, levati dal cazzo. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene. Lo so. Perché ora è di salire difficile a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa. Mo ci dirà che non parte. Perché lui... Che cosa sarà successo? Qual è il problema? Cacchio, non lo so. Penso sia un problema al motore. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... Caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Che è andato? Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta! Tutti e due! Prendi un pazzo psicopatico. Calma! Calma! Senti. Ho capito! No. Oh, merda! Eppure vi avevo detto di controllare tutto! L'abbiamo fatto, infatti dovrebbe andare. Ma lei dovrebbe saperlo. Dovrebbe non portano mai da nessuna parte, non credi? Oh, merda! Ma lui non c'ha una macchina dove li può accompagnare da qualche parte. Ok. Non è un problema grave, passeremo un'altra notte qui. No, stai zitto. Fammi pensare. Ok, calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione. Ryan, vieni un secondo. Non devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte. Nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Ok. Io avrei domattina spiegato. Sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti vivi all'interno. O nei sacchi di cadaveri. Promettimi che lo farai. Condiscendente. Sì, certo. Sì, non usciremo. Ecco, bravo. Chiudi le porte e vedete di non fare troppo rumore. Ed è infatti. E quindi che diavolo voleva? Ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma! Stiamo scherzando! Che cosa dovremmo fare? Dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure possiamo fare qualcos'altro. Ma Emma la sega, esatto. Diamo retta a Chris.
No, 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 no. Diamo retta a Chris e facciamo come ha detto. Ti pareva. Chi se ne frega di quello che dice Chris? Non è più il nostro capo adesso. Deve morire. Deve morire. F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok, ok, ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. Oh, grande. Non i bagagli. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Come vuole il popolo. Grande, ok. Em? Tu che dici? Sì, ci sto. Il signor Hackett ha insistito molto perché rimanessimo all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... Abigail, la pizza e quelle stupide storie spaventose di Ryan. Perché dovrebbe spaventarci? Sembrava davvero spaventato. Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Sì, ma... Guarda che non lo saprà mai. È che gliel'ho promesso. No, 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 no. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi deludere paparino. Adolescenti, esatto. Sì, beh, scusa se tengo a queste cose. Oh. Senti, fate quello che volete. Oh. Io faccio come ha detto Chris. Ryan, e dai, amico. Aspetta. Ok, 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 accattieri. Comitato della festa, forza, dai. Ok, per prima cosa, Nick e Abby, ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, boh, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo. Cosa c'è, Potter? Hai FIFA? No, PES. Ok. Allora, le musiche non sono quelle dei ragazzi, che ottiva la modalità streamer mi fa modificare tutte le musiche in musiche royalty free, quindi non sono le musiche originali. Sono sempre fatte. Ma che cazzo? Ma cosa cazzo? Ma cosa cazzo? Figli della strega. Hunting season. No, non è lui. No. Lui è un attore famoso, è un attore famosissimo, quello che faceva lo psicologo in Until Dawn. Ok. Penso che abbia salvato, ragazzi. Penso che abbia salvato adesso. Quindi direi che possiamo salutarci qui, ragazzi, perché purtroppo devo scappare. Allora, non è saggio usare il coltello in quel modo, giustamente. Allora, ragazzi, mettiamoci un talk e così vi saluto. Innanzitutto grazie mille Lunar, grazie mille Misty di essere state con noi. Io voglio ricordarvi ancora che sul Linktree, trovate il link ai nostri canali, tra cui, ragazzi, Telegram. Mi raccomando, unitevi a Telegram, perché con Telegram... avete sia i link diretti dei nostri video su YouTube, ma avrete anche il commento il mio sulle cose che succedono, e poi vi manderò foto, vi manderò cazzate, e soprattutto avete degli aggiornamenti in tempo reale. Molto più semplice seguirci su Telegram, ragazzi. Mi raccomando, vi aspetto su Telegram. Domani mattina continueremo con The Quarry, ragazzi. Visto che la storia non è tanto lunga, possiamo concentrarci su questa e possiamo finirlo. E poi ovviamente ci saranno i best moment.
Esatto. E aspettiamo tutti la nostra Fosforo che torni, che torna a streamare su Dragon Age il prima possibile. Fosforo, ti aspettiamo tutti, quindi... Allora, invece adesso io vi saluto e ci andiamo a fare un bel raidino ai nostri amici di PlayerLair. E... Ma davvero? Ma che cazzo? Ma davvero? Cioè, ma noi stavamo andando a fare un raid a quelli di PlayerLair e sono quelli di PlayerLair, sono arrivati da noi. Ciao Matteo! Stavo appena dicendo, andiamo a fare un raid a quelli di PlayerLair, i nostri amici di PlayerLair, cioè... Raga, ma se non è amore questo, classic. Ragazzi, ben arrivati a tutti i Riders, ben arrivati. Tra l'altro stiamo proprio in chiusura, stiamo giocando a The Quarry. Ciao ragazzi, cioè, benvenuti a tutti i Riders. Ne approfitto nel frattempo di rispammare Linktree per dirvi che su Linktree trovate tutti i nostri canali, tra cui Telegram e Instagram. Quindi ragazzi, e io purtroppo siamo arrivati in chiusura, raga, perché devo scappare che devo andare a mangiare e poi a lavorare. E purtroppo per Maxi Ride, facciamo un Maxi Ride, vediamo chi lo facciamo a sto punto. Il Maxi Ride, grazie mille, veramente siete meravigliosi, ragazzi. Porca miseria, siamo in 30 persone. Dai, allora vediamo un po'. Li portiamo, siete meravigliosi, ragazzi. Allora, le 30 persone le portiamo al mio amico Bort. Oppure se conoscete, ah, Pacione, ma stai in live, Pacione? Grazie mille, Matteo, per il follow. Cioè, Pacione. In live che non me lo dà. Mi sa che non c'è più. Non lo vedo tra. Ah no, ha chiuso da poco. Vabbè, dai, ragazzi, andiamo a fare a Sabaguno Marco. No, andiamo a fare un ride al mio amico Bort che sta portando Elden Ring, ragazzi, portiamo un bel po' di gente. Io vi ringrazio. Noi ci vediamo domani mattina per proseguire la nostra avventura su The Quarry, raga, che per ora mi sta piacendo da impazzire. Lunar, spero di rivederti. Miss, spero di rivederti domani mattina, mi raccomando. Io vi ringrazio per tutto e noi ci vediamo domani mattina alle 11, mi raccomando. Ciao ragazzi.